Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buongiorno, un cazzo, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ragazzi, sono tornati i dissing. Ma da una parte ci sono i veri dissing, quelli che veramente hanno fatto storia, e mi riferisco a Donato Inglese e a Max Le Chiesonfè, e io sono su YouTube. Perché all'epoca seguivo questi dissing di Donato e di Max Le Chiesonfè. Non entro nel merito di questo dissing, non entro nel merito. Questa bambina sta diventando di un violento. Ma di chi ha preso questa bambina? Ma di un No, 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 violento. non è violenta, è rumorosa. È violenta. No, è rumorosa. E quindi non entro nel merito della discussione, loro faranno botta e risposta. Ora Max se ne ha fatto uno video, sicuramente Donato poi risponderà. È un piacere ascoltarli, è un piacere ascoltarli, perché sono i veri dissing questi, quelli che hanno fatto storia su YouTube, vero YouTube. Purtroppo, come ho detto tantissime volte, tantissime volte, tantissime volte, sul tubo sono atterrati questi giornalisti. Questi giornalisti che sono pietosi. Perdonatemi, pietosi. Sono pietosi. Sfruttano la loro popolarità sulla televisione per fare visualizzazioni e per fare click su quello che dicono. Adesso c'è un nuovo dissing. Dissing Petula De Sciglio. Petula De Sciglio, ragazzi, perché c'è questo dissing? Perché De Sciglio ha fatto una dichiarazione quando è andato all'Empoli. Non mi hanno dato la possibilità di dimostrare che sto bene. Ci sta che De Sciglio abbia detto quello che abbia detto. Ci sta. Siamo in democrazia, giusto o sbagliato che esso sia, ci sta. Ad andargli contro a queste parole posso essere io, possono essere gli youtuber tifosi della Venus che sono un pochino incazzati con la situazione dei Cigli perché è stato sempre infortunato e ha preso sempre soldi, 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 soldi e è stato sempre un raccomandato di Allegri, ma lo posso dire io che sono uno youtuber, un tifoso normale, ma un giornalista come Petula, giornalista. Ormai diamo etichette di giornalismo a tutti, i veri giornalisti voi non sapete neanche chi sono i veri giornalisti. Qui purtroppo basta che vi sparano 80 nomi di calciomercato e voi andate subito in ecstasy e date subito etichette dei grandi giornalisti. Questa è la verità. Basta che vi spiattellino oggi è interessato a Tizio, domani è interessato a Caio, dopodomani a Zembroni. E per voi sono Dio in terra. Non sapete neanche chi cazzo sono i veri giornalisti. Ma comunque, ritornare al tema principale. Il tema principale è che questo Petula, giornalista, va a fare un video dissing a De Sciglio, dove gli dice anche De Sciglio si vuole togliere Sassolino sulle scarpe. Naturalmente deve fare la sua cronaca, fare il suo video che io non vedo mai video di Petula, mai, 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 mai. Quindi, De Sciglio, ascoltando questo video, naturalmente, da quello che ho capito, nei commenti dell'ultimo video di oggi di Petula, gli risponde in maniera privata, da quello che ho capito, e lo etichetto come giornalista mediocre. E sono d'accordo con De Sciglio. E sono d'accordo con De Sciglio. E sono d'accordo con De Sciglio. Alla luce del fatto che lui gli risponde con un video pubblico per accaparrarsi bravo, bravo, sì, sei bravo, sei serio, bravo, De Sciglio è una merda, tu sei un grande giornalista, bravo, 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 tu sì, tu sai come si risponde, De Sciglio è una merda, De Sciglio di qua, De Sciglio di là. Lui gli fa una dichiarazione, gli fa una risposta in un messaggio privato. E lui gli risponde in maniera pubblica, da quello che ho capito. Poi se non è così, fotte seca, non cambia nulla. Non cambia nulla. Perché tanto un giornalista non dovrebbe pensare ai Sassolini.
in Sicilia. Fai il giornalista, fai. Fai il giornalista, se sei capace di farlo, oltre a fare i 80 nomi di calciomercato. Questo è la verità, per questo YouTube si è rovinato. Per questo. Si è rovinato per questa gente. Perché non è più YouTube, non è quella... Quello YouTube spensierato, quello YouTube sincero, quello YouTube veramente dove il dissing era qualcosa come quello che stiamo vedendo con Donato e con Max. Bello, bello, faccio da due persone normali che non vengono accompagnate dalla carriera pubblica per accrescere il loro audience. Tutto là, ragazzi, su questa situazione De Sciglio, vedo là, sto con De Sciglio tutta la vita. Poi De Sciglio che alla Juventus abbia fatto come si suol dire, un buco nell'acqua, questo lo sanno cani e porci, lo sanno cani e porci. Che De Sciglio sia stato raccomandato di Allegri, questo lo sanno cani e porci. Non c'è bisogno che pidulla faccio un video dei sassolini. Lo possono fare gli youtuber, ma non un vero giornalista che si va a mettere contro un giocatore. E poi per giunta gli risponde in maniera privata quello e lui gli risponde nuovamente in maniera pubblica. Importante fare il nome di video, non nome di calciomercato, ragazzi, non vi preoccupate, ci segue questo David, poi c'è questo, poi c'è l'altro, poi c'è, non vi preoccupate, raccontare gli aneddoti di vicende e voi bravo, ma andate a fanculo, andate, viva il dissing di una volta, viva il dissing di Max e le Jason Fe e di Donato Inglesi, viva per il dissing, viva questi! Questi sono veri dissing, no, questi giornalisti scesi su YouTube a rompere la minchia. Un abbraccio, ci vediamo dopo, ma se ci incazzate fino alla fine, forza Juve.